Ehi la ciurma, io sono Matteo Tessa e ben ritrovati qui con Expedition Viking. Allora, nel scorso episodio abbiamo avuto un pochettino di problemucci e tra l'altro sono andato a cercare su internet se ci fosse un modo per curarsi qui a Ribe, ma la risposta è no. T'attacchi o vai in accampamento o torni da Ulda che ti cura tutti. Per cui non lo so se avremo la possibilità di andare e tornare, perché non vorrei sprecare troppo del nostro tempo prima della partenza, però non vorrei neanche saltare troppe secondarie. Allora, probabilmente possiamo decidere cosa fare della nave, perché penso che non ci sia nessun altro interessato. Possiamo parlare con la Jarl. La missione delle paludi e magari provare a parlare del medaglione. Io spero di non incorrere in guai andando a parlare con il medaglione perché adesso siamo messi davvero molto male. E il problema è che abbiamo anche dei malus dal punto di vista carismatico. E questo è quello che mi preoccupa un pochettino di più. E nulla. Per quanto riguarda i ratti, direi che dobbiamo tornare una seconda volta per forza. Poi non lo so se le Marshall ci spedisce magari in un punto fuori della mappa per cui riusciamo a curarci un po' prima di arrivare là, spero, perché se dobbiamo fare i combattimenti o delle cose. Non so più che altro se abbiamo il tempo di tornare a Kiel e poi tornare di nuovo a Ribe. Allora, intanto siamo andati qua per chiedere le medicine. A Svana Askdottir. Ah, ma la Ghidia è quella del Tempio, è la stessa del medaglione. Direi. Adesso vediamo. Allora, non è molto più vecchia di te. Ha dei capelli biondi che sono intrecciati in modo elaborato. Ok, ha dei pattern religiosi. Ah, beh, non è male la sacerdotessa. Benvenuti, il mio nome è Svana. Sono una ghidia qui al tempio. È la prima volta che vi venite a visitarlo? Penso di essere venuto qua con mio padre molto tempo fa. Quindi allora siamo onorati di ospitarti ancora. Sei venuto qua a fare una richiesta agli dèi? Anche, ma magari dopo. Ho bisogno di una medicina per un amico malato. Siamo sempre contenti di aiutare. Potresti descriverci la malattia? Ok, Nefia interviene, ha una tosse molto forte e profonda e la febbre. È stata così a letto per settimane. Potresti aiutarla? Sì, spero. Ma ho bisogno di... Dal Troll Tree. Dove sta questo albero? Nella palude, a sud-est. Ok, quindi dovremmo andarci. Se ci andrai, lo userò per curarti. Va bene, quindi dobbiamo per forza andare nella palude. Riconosci i segni su questo medaglione? No, non sono di sicuro né di Aesir né di Vanir. Nessuna delle nostre fedi. Devi provare a parlare con qualcuno che ha lasciato le nostre terre. Probabilmente al porto. Vorrei fare un'offerta, vediamo. Abbiamo delle no, steli, delle tibe, insomma, per Odino, Thor e Freya qui. Ma sono contento di prendere offerte anche per Aesir o qualsiasi Aesir o Vanir che vuoi, di cui vuoi tenere i favori. Ah, oh, allora, 50, va, ho pochissimo cibo. Non adesso, grazie. Ci condivideresti una storia degli dèi? Sugli dèi? Allora, racconterò la ballata di Hymir, dove Thor prende il serpente di Midgard. Ok, inizia a parlare della ballata. Fa, molto tempo fa, gli dei stavano mangiando il loro bottino, le loro prede, nel spirito di un brindisi,
prima che fossero pieni. Look at the sticks and look at the lots. Boh. Hanno imparato che da Aegir c'erano di calderoni. Aegir, stava lì, contento come un bambino. Cioè, accogliente come un bambino. Thor, il figlio di Drenthe, sfidandolo, lo ha guardato negli occhi. Spesso avrai da preparare da bere per gli Aesir. Non ho capito niente. Portano un calderone per preparare birra per tutti. Beh, non riuscirono a spostare nessun calderone perché erano legati stretti. Loki riuscì a dare dei suggerimenti buoni solo a Thor. Dice, c'è una pentola che è molto capace ed è profondo una lega. Sai dove possiamo trovarlo? Sono andate fino a Asgard fino a che hanno raggiunto Egil. Si sono occupati delle capre con i loro splendidi corni e poi sono tornati da Himir. Che ha trovato la sua nonna, che sembrava lo odiasse. Aveva 900 teste. Un'altra ragazza tutta d'oro si è avvicinata per portare a suo figlio la birra. Dovrei nascondervi sotto i vasi. Boh. Un sacco di robe, insomma, si capisce niente. Via, via. Oh, se poi volete leggervelo. Qua è infinito, tutto super incasinato da capire cosa intendano. Cioè, di Disco Elysium non ho avuto problemi, ma qua a parlare con sta roba qua. Ah, dai. Vorrei dirla a quattro, ma no. Va bene, grazie. Ciao, grazie. Che paura. Ci ha fatto un discorso in fin, si capiva niente. Dei calderoni, della birra, dei calderoni profondi, boh, di gente strana. Dai, fateci uscire per piacere allora. Niente, abbiamo parlato per quello e non abbiamo risolto nulla. Per l'altro non abbiamo risolto nulla, cioè di parlare al porto, vediamo se il porto ci manda da qualche parte. Allora. Ask around, ma c'è un... Non c'è un'indicazione, no. Ha detto provate a chiedere al porto. Al porto c'è infatti un sacco di gente, effettivamente. Potremmo... Tornare al porto e vedere... No, scusate, dov'è il porto di qua? Ah, è tutto girato di nuovo storto. Ok, venite qua. Ok. Questa è la longhouse. Allora, vediamo un attimo. Da giù c'erano un paio di persone con cui parlare. Magari loro ne sono colpiti della nostra nave che dobbiamo... di cui dobbiamo liberarci. Non so se c'era qualcuno anche qua sotto. Forse no, ma il dubbio controlliamo. Ah, questa è quella che cammina sempre avanti e indietro, dice delle cose. Allora, ehi, avete bisogno di una nave?
Vuoi vendere la tua nave? Se hai bisogno di una nave per spostare del cargo, per portarti su o giù dalla costa, o per dare un giorno terribile ai tuoi nemici, la mia ciurma è... cioè, posso affidarti la mia ciurma, ma nulla è in vendita. Penso che hai viaggiato lontano, Di sicuro, siamo andati su fino alle coste del nord e siamo andati giù fino alle baie del sud. Non troverai una ciurma con più esperienza da nessuna parte. Avete mai visto dei pattern come questi sul medaglione? No, guarda, sarà un po' la luce. Sì, effettivamente sì. Sono stato pagato di recente con qualcosa di molto simile a questo. Il capitano tira fuori una sorta di diadema da un sacco ai suoi piedi. Te lo mostra. Il diadema somiglia molto al medaglione che hai trovato degli assassini. Lo stesso materiale, gli stessi simboli, non c'è dubbio. Chi ti ha pagato con questo e per che cosa? Beh, ora non sono del tutto sicuro che di volerne parlare. Dieci Urtug di Silver potrebbero smuoverti un po' la lingua. Fai 20. Proviamo la diplomazia. Troppo alto, mi hai dato abbastanza per continuare. I lavoratori di porto saranno sufficienti per dirmi che cosa ho bisogno di sapere. Aspetta, aspetta, allora va bene, 10 euro tu. Va bene. Sono stato pagato da una donna chiamata Hrodgarda per trasportare un gruppo di persone sembravano un po' sospette a Ribe. Erano 5 di loro, 3 uomini e 2 donne. Ho portato... ho scoperto che una di quelle donne era sorella di uno di quegli uomini. Quando abbiamo preso il lavoro ci ha pagato con questo diadema. Non ho chiesto molto di più. Ora, è stato un piacere fare affari con voi. Ma se non siete qui per prendere a noleggio la mia ciurma, ho altre cose di cui occuparmi. Hrodgarda è il killer di Skule. Queste voci erano davvero esagerate. Eppure ci siamo qui. Siamo sopravvissuti a un agguato da killer che lei ha assoldato. Sì, questo sembra essere il caso. Sfortunatamente non c'è nulla che possiamo fare a questo punto. No, ma teniamolo in mente in caso ci dovessimo incappare di nuovo in lei. Ma in realtà possiamo parlare al tizio sopra. Al suo servetto. Non so se ci serve a qualcosa parlare con lui. Spero solo che non ci... Chi è questo invece? Ah, c'è un uomo. Con dell'equipaggiamento. Ciao Thegn, onorevole Thegn. Sei, hai bisogno di armi o armatura? Perché stai vendendo il tuo equipaggiamento? Non sono un guerriero. Queste cose appartenevano a mia moglie, Vigundr. Ma lei è morta in Frisia, difendendo un gruppo di commercianti. Senza di lei non c'è nulla di rimasto qui per me. Tornerò a est al mio villaggio originale. Ho bisogno di comprarmi un posto su una nave. Parlami di Vigundr. Era la più bella donna di tutto il mondo. I suoi capelli erano di oro. E cadevano sulle sue spalle come fosse una cascata. Quando sorrideva, tutto sembrava senza colori al paragone. Quando rideva, non c'era nessun altro suono nel mondo. Ha scelto la voce, la via della Shield Maiden, prima che ci conoscessimo. Non volevo altro che trovare casa e mettere radici con lei, ma lei era troppo piena di vita per un'esistenza così modesta. Non ero mai più un'altra donna. Non sarò mai più in grado di farlo. Ah, Nefia si commuove un po'. Quanto paghi... No, di quanto hai bisogno per il viaggio?
Perché io devo pagare circa 50 ertug di argento. Di meno se lavorerò per il mio sostentamento. Ma non so nulla delle navi. Posso vendere tutto l'equipaggiamento di Vigund. Questo dovrebbe coprirlo con un po' di argento che dovrebbe avanzare alla fine. Fai vedere che cos'hai. Allora, un'armatura di pelle, stata riparata in modo molto competente. Probabilmente all'inizio valeva abbastanza 300 valuable. Poi ci sono delle lance, che probabilmente ne farebbero 200, se riparate. E una fionda, che probabilmente varrebbe 150. Un elmetto di pelle che vale un centinaio o circa, si aggiunge alla collezione. Vada, prendiamo tutto? Però non abbiamo modo di ripararlo. Se poi restiamo senza soldi? 20, 35, 45, 51 in totale. Vado, dai. Speriamo che tutto questo ci serva a qualcosa. Inventario. Hai detto che ne vale parecchie quando riusciamo a ripararlo, però. No, ok, questo è da riparare. Ma questi tre sono già a posto in realtà. Possiamo equipaggiarcelo allora, scusa. La lancia di Vigundr. Questa qua è meglio o peggio di quella che abbiamo al momento? 36-3. No, ok, questa è peggio. Vediamo un attimo. Allora, la lancia potrebbe servire a lei. Sì, è migliore di quella che hai equipaggiato. Ottimo. Questa posso dargliela a lui come secondaria, visto che non ha. Ha un coltellino come secondaria, scusa. Questo si ritrova nei guai, almeno può far qualcosa. Allora, no, mettiamo solo le. Allora, l'armatura di Vigur. Cos'è? L'armatura di Gunnar. Meno 1 di movement adjustment. Però lo rende molto più tankoso. Dai, diamola a lui, a Gunnar, allora. Questo è un po' rovinato, quindi niente. E poi abbiamo anche la fionda, che beh, non mi interessa più di tanto. Forse potrebbe servire a lei. No, ma lei ha una fionda come secondaria. Tre, sei, e questa è 5-9. Andiamo così. È comunque un buon improvement, insomma, diciamo. Cos'è questo? Ah, una sling. Blood Tapper. Ok, a giorno d'oggi avrò bisogno di vendere sta roba oppure di smantellarla per creare altra roba. Scusate. E in tutto questo dov'è che era il tizio? Non c'è più il tizio. Tizio. Era tipo qua, in questi dintorni, no? Mai più visto. No, qua c'erano i tizi, i nostri amici. Boh. E quindi niente, abbiamo scoperto da dove veniva quell'affare, ma non so se ci.
serve più di tanto in questo momento. Lo siamo messi un pochettino male adesso come value, dovremmo fare un pochettino più di soldi. Obiettivi invece, che cosa abbiamo come obiettivi in questo momento? No, dobbiamo trovare dei mercenari, ma non possiamo prenderli fin tanto. Che abbiamo quel problema là. Allora, dobbiamo tornare da Thorfinn. Tomb Raider non so se la faremo. Abbiamo bisogno di andare nel marsh. Pirati e la nave. Ma la nave, io in realtà volevo capire se c'era qualcun altro con cui potevamo parlare, perché 150 non mi sembrano così tanti. Il legno, boh. 100 di legno. I miglioramenti della cosa, quanto 100 di legno. Questo va per prosperità e questo va per potere di potenza. Questo costa 75 di legno e ci dà 50 valuable alla settimana. Pure prosperità è un nuovo commerciante. E tutto quel legno potrebbe tornarci utile effettivamente per boostare la roba qua, perché le farm siamo più 4 di prosperità e fine. Che ha senso fino a un certo punto. Questo ci dà più 2 di prosperità, che ha senso fino a un certo punto, più 2 di potere, che ha senso fino a un certo punto. Il fatto, cioè, questo che ci dà le valuable non è male. Questo ci dà 4 razioni a settimana. Questo ci dà 4 erbe. 3 hide o 3 salvage. Solo power, sta solo prosperity, larger warships, 100 di legno e boh, quanto legno abbiamo? Abbiamo pochissimo legno, 47. Allora, parliamo un attimo con Ragnhilde e poi chiudiamo. Benvenuto. Allora, ho sentito delle voci delle sparizioni nel palude. Allora, vorrei che le mie persone potessero viaggiare tranquille da una città all'altra. Se non ce ne occuperemo presto, la reputazione di Ribe ne soffrirà. C'è un bel po' di argento a chiunque avrà il coraggio di risolvere il problema. Non ho paura, permettimi di occuparmi di questo incarico. Ok? Se hai bisogno dei miei consigli, va bene. Non sappiamo quanto ci pagherà, spero più di 200. Ertug. Poi 200 vuol dire 2000. Ci dirà 2000 il tizio. Speriamo. Nulla, detto questo, io inizio a salutarvi. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivervi perché se non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Io non posso fare che augurarvi una ottima giornata. Ciao a tutti.